racconti la storia della casa a velo gigante. Anche stasera mi sono addormentata in bottone. Ma tu non dormivi? Ma chi puzza? Vado. Lasciali bussare! Dai, mamma! Racconta così. Così mi addormento. Ma ti credo, tu caschi dal sonno. Facciamo così. Rimettiti a dormire e io ti prometto che... No, adesso, mamma, adesso. Allora? Allora... Ecco, questa saggezza io... Aspetta un attimo, fammi guardare. Allora... Ah, sì. Sì. Eravamo freschi sposi. E avevamo preso casa... E i balconi davano sulla strada. E che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Racconto io o racconti tu? Tu, mamma. Ecco, grazie. E tuo padre... a quell'epoca si svegliava all'alba, perché lavorava all'Alfa Sud di Pomigliano d'Arco. Io lo accompagnavo alla porta e poi me ne tornavo a letto. Quella mattina sono tornata a letto e mi sono addormentata di colpo a pancia in giù. All'improvviso mi sono svegliata perché tenevo una mano dietro la testa che mi premeva la faccia sul cuscino e non mi faceva respirare. Allora ho pensato che fosse tuo padre con vena di scherzi. Aldo, smettila! Aldo, non posso respirare! Smettila, Aldo! Ma niente, la pressione sul collo era sempre più forte che io non riuscivo a muovermi. Allora volevo... Con tutte le forze tentavo di muovermi, ma ero come paralizzata. A un certo punto ho pensato di girare la testa verso lo specchio che aveva marcato al letto per vedere chi era che mi teneva questa mano. Ma niente, ero sempre più bloccata. A un certo punto non lo so come ho fatto. Sono riuscita a girare lentamente la testa verso lo specchio. Non mi vedeva niente, neanche la mia immagine. Era diventato tutto nero. Allora io, terrorizzato, ho raccolto le forze e sono scappata fuori dal balcone, tutta scarmigliata, coi capelli dritti in testa. Di sotto c'erano gli spazzini che venivano il turno di notte. Mi hanno guardata più terrorizzata di me. Uno di loro ha detto: Madonna, ho spirito! Capisci? La stranezza, che per loro il fantasma ero io. Oggi gli ho portato un fascio di tulipani, li ho legati a un paletto di ferro. Poi domani ci torno e ci metto pure una foto. Tutto quello che mi rimane di mio figlio è un paletto di ferro dove mettere dei fiori e una foto. Pietà! Io dovrei avere pietà di quei bastardi che mi hanno ucciso il figlio solo perché stava parcheggiato nel territorio di quelli là. Padre, ma di quale pietà parla? Perdono. Quelli sono delle bestie. Ma li hai mai visti quando stanno nel branco? Non hanno più niente di umano.
che riconoscono solo la legge del denaro. Io ho gridato che era una madre e non sua madre. Mentre lo stringevo al petto, ho sentito che la morte mi stava portando via. Ma poi mi ha lasciato lì, da sola. E se la morte mi ha risparmiato, allora vuol dire che io devo fare in modo che chi ha ucciso mio figlio paghi qui, ora. E se la giustizia degli uomini mi tradirà, se giustizia non sarà fatta, io non gli darò tregua. Sarò ovunque per ricordargli le loro nefandezze. Sarò la loro corona di spine. Dovranno uccidermi per farmi stare zitto. Lei è una madre, signora. Può capirmi. Lo so che le costa. Lo so che le costa. Ma noi dobbiamo unirci. Dobbiamo far capire a quelli che si comprano le vite dei nostri figli per 4 soldi. Che non possono fare così. Noi dobbiamo proteggere i nostri figli. Andremo in giro. Parleremo con altre madri. E poi mi darà ragione, signora. 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 Vedrà, mi darà ragione. No, no. Lo scriva, signora giornalista. Mio figlio non voleva perdersi, voleva un lavoro. E aveva capito che stando qui sarebbe stato difficile resistere alle tentazioni. Vedeva i suoi amici girare in macchine di grossa cilindrata. Vestivano come uno di così, tipo di vomero. E all'improvviso avevano tanti di quei soldi in tasca e spendevano senza problemi. Ma com'è possibile? Allora si chiedeva. Prima o poi finiranno in galera. Vedrai, figlio mio, vedrai. Allora mio figlio lavorava in un pub. E la sera non rientrava prima delle 2 di notte. Tremuto come un limone e senza certezze per il futuro, lo scriva. Qua i giovani vengono sfruttati e nessuno dice niente. Lo scriva nel suo articolo. Ma se qualcuno parla, viene licenziato senza spiegazione. C'è chi resiste, certo, ma c'è anche qualcun altro che dice sfruttato, senza tutele. E devo pure stare zitto. Allora sai che ti dico? Io adesso mi faccio uno di quei viaggetti, mi metto a posto per un mese, mi riempio le tasche e poi dopo si vedrà. Ecco signora, questa è l'anticamera della rovina. Si entra in un vortice che ti risucchia e non ne esci più. Quanti nonni conosco che hanno perso i figli così, prima spacciatori, poi consumatori, quanti e quanti. Ah sì, mio figlio aveva una fidanzata, certo, come la maggioranza dei ragazzi della sua età. No, non parlavano di matrimonio, non ancora. Eh no, signora, mio figlio... Una casa non poteva permettersela. No, signora,
non è mai entrato nel giro. I suoi pensieri nascevano dalla disperazione. Non poter portare la propria ragazza una sera a cena è mortificante per un giovane. No, non ha mai fatto uso di droga. Certo, signore, non posso sapere tutto quello che faceva mio figlio. Sì, lo so. I figli sanno nasconderci molte cose. Ma mi creda, mio figlio ha resistito. È stato bravo. E un bel giorno è andato a fare il cameriere in Svizzera. È partito. Sì, lui aveva fatto la scuola alberghiera. E pensava che quello era un buon lavoro lì. In Svizzera pagano bene. E poco dopo lui è, come mi disse, era diventato aiuto cuoco in cucina. Frequentazioni con quelli? No, signora, no, mai. No, signora, non insinui. Mio figlio non ha mai corteggiato quella ragazza, lo so a quale famiglia apparteneva. Non ha mai provato attrazione per quella ragazza, non ha mai urtato la suscettibilità di nessun signora. E gliel'ho detto prima. Mio figlio aveva una fidanzata, una brava ragazza. Certo, sono giovani e possono avere più di un amore. Però io non capisco perché lei continua a insinuare che mio figlio conoscesse i suoi assassini. Ma mi scusi, mio figlio non era neanche nel suo quartiere, aveva accompagnato l'amico. Ma non capisce! Ma è così difficile accettare che in questa città la gente può essere uccisa per niente. No, signora, non mi sto arrabbiando. È che non ce la faccio più, sono stanca. Che stavo dicendo? Allora, mio figlio ormai era già da un anno che lavorava lì in Svizzera, quando il suo datore di lavoro, che è italiano, aveva deciso di aprire un ristorante anche qui e allora voleva affidare a lui la gestione della cucina. Com'era contento di lavorare nella sua città. Io, e certo anch'io ero contenta, perché piano piano si sarebbe sistemato e avrebbe potuto guardare al futuro con maggiore tranquillità. No, non ha mai frequentato certi locali, mai. Scusi, non ho capito. Come, scusi? Sessualmente? Che ne signora, a lei vuole scrivere un articolo su mio figlio o vuole trovare la notizia per uno scoop? Ma non le basta che mio figlio è morto. Solo per te, figlio mio. Oggi è il tuo compleanno e io lo voglio festeggiare. Ho preparato la torta che ti piaceva tanto e ho riempito la casa di fiori. Oggi è una giornata bellissima e tu sei qui. Anche se non ti vedo, tu ci sei. Ci sei perché sei dentro di me. Esisti in ogni cosa che faccio, ogni cosa che guardo, tu la vedi con me, perché fin quando io ti penso vivo, tu non morirai. E fin quando io avrò voce per parlare di te, per raccontare dei tuoi silenzi, della tua allegria, delle tue speranze, tu non morirai.
adesso basta. Vado a prendere la torta.